Buonasera a tutti amici commodoristi e commodorari e benvenuti a questo mio nuovo video gameplay. Già vedete dalle immagini che parleremo di Pacland. Questa è la sua confezione in Double Jewel, il gioco della Namco del 1984 per quanto riguarda le sale giochi, mentre è un 1988 per quanto riguarda questa stupenda, perché non si può chiamare diversamente, stupenda conversione per C64. E niente, il gioco è uno spin-off ispirato al classico gioco di Pac-Man. Pensate che a me Pac-Man non mi è mai piaciuto, lo so che per molti sarà una bestemmia, ma non mi è mai piaciuto Pac-Man, perché non mi piacciono i giochi labirintici, mi danno un senso di oppressione, quasi di claustrofobia, tipo anche Ladybug, insomma, altri giochi, mentre questo l'ho adorato. Il gioco è, diciamo, ispirato alla versione da cartone animato che è uscita, perché non so se lo sapete, ma Pac-Man uscì anche un cartone animato, una serie animata che era in voga dall'82, diciamo, fu pubblicata dall'82 all'84, e questo è proprio, diciamo, tratto da quel cartone animato. Il gioco si svolge in otto, vengono chiamati trip, in otto viaggi sarebbero, otto viaggi in cui sono tre schemi all'andata, quindi il gioco scorre da sinistra verso destra, il nostro amico parte con una fatina dentro il cappello, deve attraversare tre livelli fino a quando non arriva a Fairyland, il paese Fairyland, non mi ricordo come si dice in inglese, insomma il paese delle fate, dove lascia la sua fatina che è nel cappello e gli vengono rilasciati un paio di stivali magici che gli permettono di volare e fare l'unico viaggio di ritorno, perché il ritorno sarà uno schema più unico, un pochino più lungo di ogni schema singolo che si fa all'andata, e niente, si ritorna all'abitazione e poi si riparte col secondo viaggio, che appunto viene chiamato trip. Ci sono, rispetto veramente alla conversione, come vedete, è ottima, anche se ci sono un po' di limitazioni, quindi ci sono un po' di diversità che ora andremo a vedere. Andiamo un pochino di volume perché ora con la demo non c'è suono, ma adesso quando inizia il gioco il suono ci sarà. Io, per poter andare avanti il più possibile, noterete, ho messo le vite infinite, così anche se muoio, perché visto mentre si chiacchiera magari si perde più vite più velocemente. E niente, si guarda di vedere un po' più schema possibile e poi ne parleremo anche di queste differenze. Iniziamo. Trip 1, primo viaggio. Ecco, qui per esempio non si può scegliere, perché nel gioco, nell'arcade, si poteva scegliere. Allora, noi andiamo da destra, sì, allora, se noi diamo due colpetti al joystick, vedete, il protagonista va più veloce. Questo è il tempo, vedete, il tempo che scade, che va sempre meno. Dunque, aspetta, abbassiamo un po'. Allora, ad esempio, cosa si poteva fare nel gioco arcade che non possiamo fare qui? Allora, innanzitutto si potevano spostare alcuni di questi idranti. Si potevano spostare, ci davano un cappello che ci permetteva di essere isolati da proiettili, da fantasmini che poi ci vengono lanciati da terrazzi. Anche questo, vedi? Nel gioco originale si poteva montare sulle macchinine, qui non ci si può montare, ma si muore, si perde la vita. Poi un'altra cosa era gli idranti, non so qui, ecco questo, ecco, vedete? Ora io prendo questo fantasmino, se ce la faccio, non ce l'ho fatta, complimenti. E nella versione originale, se io chiappavo 4 di questi fantasmini e lasciavo per ultima... e lasciamo per ultimo questo qui che mi segue, questo mi azzerava tutto il bonus dandovelo di punteggio e poi mi ridava il tempo per intero. Io ora dico tutte quelle che mi vengono in mente. Poi c'era un'altra che si saliva sopra, noi quando saliamo sopra questo, se si pazientava un po', qui mi sembra non funzioni, partiva un getto d'acqua verso l'alto che ci poteva far montare anche sulle case, e poi potevamo oltrepassare il livello sopra le case. Queste sono le differenze che mi vengono in mente per ora. Ora cerchiamo di andare avanti. Poi, come potete vedere,
se noi un fantasmino, qui, se noi quando prendiamo la pillola un fantasmino ce lo lasciamo alle spalle, che lo lasciamo scomparire, non lo ritroviamo più, mentre nella versione da sala ce lo ritrovavamo. Ecco, quella qui c'è. Ora qui c'è il salto, ve lo ricordate? Adesso noi saltiamo. Ecco, no, non ci aveva fatto a prendere il punteggio, poi ve lo faccio vedere. Vedete, a fine schema esce la fatina che ci dà il bonus. Poi ripartiamo a quello dopo. Cioè, qui si vedono anche le vere potenzialità del SID, del sonoro, che è veramente fatto bene. Anche uno di questi tronchi si poteva spostare e dava delle, però qui dava dei frutti, mi ricordo. Però qui ho già provato con tutti e questa caratteristica non c'è, non si possono spostare. Vedete, non trovo più nessuno, cioè quelli che erano scappati non li ritrovo più, vanno persi. Ora riproviamo un po' col salto. Ecco, vedete, ha dato 1000 punti. Se si riesce a fermare nel punto in cui si atterra la precisione, si prende 7650 punti. Ah, ce l'ho fatta, andiamo fatta. No, vuole prendere la ciliegina sulla torta. Ah, allora qui c'è la piscina, che è un simpatico gioco di joystick. Adesso io devo andare sul trampolino. E poi devo fare tipo track and field, triple olimpiade. Far vibrare il joystick, il lato destro, e per poter... Ecco, adesso ci buttiamo. Qui siamo in un prato ferito, qui troviamo la fata madre, io la chiamo. E che ci premia con degli stivali magici, che ci permette di volare. E ora noi ritorniamo a casa. Il viaggio del ritorno, anziché essere su tutti e tre gli schemi, sarà un unico schema. Anche qui c'era un trucchetto, perché ora non mi è passato da tanto tempo, ma anche qui in sala giochi c'era un trucchetto qui su con questi cactus, ma non me lo ricordo proprio. Mamma mia. Gli stivali, anche se si muore, non si perdano. Ora ci sono. Ora siamo al paese, vedi? Ora siamo. Vedi qui quando. Ecco, l'unica cosa che dà. E questa cosa qui, quando si monta, poi mi sembra che anche qui si possa montare sulle case, vedete, si può montare sulle case. Anche questa cosa si poteva fare anche in sala giochi. E adesso torniamo dalla nostra figlia, dalla nostra moglie, e mi pare poi in altri schemi c'è anche addirittura il canino che ci aspetta. Adesso rifacciamo, andiamo ancora avanti, facciamo che qui, ecco, si vede un po' più incasinato. Proviamo a vedere se qui, no, qui non si, vorrei provare a vedere. Come dava il cappellino per proteggersi da questi. Volevo vedere se a volte mi sbagliavo. No, non si spostano. No, ma mi ricordavo bene che non si possono spostare. No, non mi è saltato. Thank you.
Ah, perse. Ah, uno ce l'ho sempre, almeno questa. Poi vedete, quando un'altra differenza, quando io prendo la pillola, quando prendo un nemico, nella versione della sala giochi faceva un secondo di fermo immagine e fuggiva agli occhi, cioè era diverso anche quel momento lì, via. Comunque nel complesso si può dire una conversione, sicuramente la miglior conversione arcade di quell'anno. E ora mi sa che il mio gameplay finisce qui perché lasciamo una piscina che ci ho provato a giocare l'altro giorno, non mi riesce a superarla. Ci ho provato un mucchio di volte, sono arrivato solo. Ecco, ora c'è il prossimo trampolino, ora ci provo ma non credo di farcela. Però ora se ci muoio subito così. No, ecco, è questa qui. Niente, non ce la faccio, non ce la faccio, riprovo un'altra volta, non ce la faccio a passare questa piscina. No, per un pelo. Via, basta, basta, non ci provo più. Bene, il mio gameplay finisce qui. Spero che il gioco vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto, anche se c'è questo piccolo inconveniente di questa piscina quasi impossibile da finire, che mi ricordo c'era anche in sala giochi, ma era molto più avanti, non nel secondo, nel, così all'inizio così del secondo livello. E un'ultima cosa, un'ultima particolarità, abbasso un attimino il volume. La versione da sala aveva un gabinato molto particolare che non era, era senza joystick. Io ci ho giocato a quello perché quello che arrivò al bar del mio paese era con il joystick, però giocai in sala giochi alla mitica Misano Adriatico, alla mitica Las Vegas. Giocai la versione originale con i tasti. Praticamente ci sono due tasti centrali al gabinato e poi che sarebbero quelli per andare a destra e a sinistra, e un tasto sparo, sì, scusate, un tasto di salto a destra e un tasto a sinistra, perché per poter far giocare sia a destra che a mancini. Cioè se uno era a destra e uno era mancino, insomma giocava, saltava con quello di destra e con quello di sinistra. Molto molto bello, molto particolare questo capitato. Niente, io vi ringrazio, vi saluto e ciao. Ah, mi raccomando, un like al video e iscrivetevi al mio canale.